Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Ovidio e il patriarcato. Ovidio è colui che scrisse l'arte d'amare, l'ars amatoria, l'arte d'amare. Un grande poeta, scrittore latino. Ars amandi, l'arte di amare. Il fatto è che un simpatico amico e che si sta laureando in lettere e filosofia e mi scrive dicendomi che lui ha letto una raccolta di lettere, cioè Ovidio, il grande poeta latino Ovidio, ha fatto una raccolta di lettere di donne che scrivevano al marito lontano e mi ha detto questo caro amico. Si chiama Antonio Mileto, è laureando in lettere e filosofia. Mi ha detto che in tutte queste lettere si percepisce l'amarezza, la tristezza della donna, delle donne, nella Roma repubblicana e nella Roma del primo impero, cari amici. E per cui mi dice che appunto si rende conto l'amico, questo bravo ragazzo Antonio Mileto, si rende conto che nell'antica Roma c'era una condizione femminile molto dura. E beh sì, caro amico Antonio Mileto, che ti stai per laureare in lettere e filosofia. Ah, prima che mi dimentichi, caro, se vorrai mandarmi in file la tua tesi di laurea, io la leggerò e magari ci faccio un video, hai capito? Qui, mandami la tua tesi di laurea, me la puoi mandare sia prima che tu la disputa, la tesi di laurea, me la puoi mandare anche dopo la discussione, va bene? Tu mandamela in file e io ti garantisco che, compatibilmente col tempo, cercherò di parlarne in un video su YouTube. Caro amico, c'è un mio lontano video intitolato Pater Familias in Roma Antica. Il patriarcato nell'antica Roma fu uno dei più duri, un patriarcato durissimo. Pensa, caro amico, che nell'antica Roma il pater familias poteva vendere la moglie e i figli, li poteva vendere, d'accordo? Poi ti posso dire, caro, che se vuoi trovare un angolino di matriarcato, caro, ti devi andare a leggere o a rileggere e l'Eneide di Virgilio, dove trovi la figura di Camilla, la Vergine guerriera, l'Amazzone. Camilla è la protagonista di questa opera storico-mitologica, caro. Camilla è la protagonista di questa opera storico-mitologica. Virgilio, chissà come, Virgilio in pieno patriarcato ha ficcato dentro l'Eneide una figura femminile del tutto matriarcale, perché Camilla è una specie è una guerriera, è una regina, è una vera e propria matriarca, è una vergine guerriera. Ecco, caro amico, ma tutta l'opera letteraria romana, come l'opera letteraria greca, l'opera filosofica greca, è opera patriarcale. Caro amico, ok, caro, qua mi fermo. Sì, qua mi fermo, caro amico. Ecco qua, caro, mi fermo. E rifletti, mandami pure in file la tua tesi di laurea e io farò in modo di parlarne, va bene? Ok, caro amico? Ok, tanti in bocca al lupo per la tua tesi. Grazie per avermi scritto questa bella lettera che io poi metterò nel riassunto a questo video. Grazie a tutti voi, cari amici, a tutti voi, tanti saluti da Serafino Massoni.